vacanza, tu lavorare, io vacanza, tu lavorare, io vacanza, tu lavorare, io vacanza, tu lavorare. Spazio Bianco nasce un po' di anni fa, quando ci siamo incontrati un po' di amici e abbiamo deciso che volevamo provare a fare qualcosa insieme di audio, di video, legato a una sorta di pensiero laterale che è quello che cerchiamo ancora oggi di portare un po' avanti, un po' un modo potremmo dire per lasciare il beneficio del dubbio nella mente di tutti quanti rispetto a un po' di tematiche random che ci stanno molto a cuore nel nostro momento di vita. I luoghi comuni, le cose risapute, scontate, i modi di dire, il pensiero facile, e quindi tutte le cose che non nascono da una curiosità, da un ragionamento, da un confronto, ma che sono lì già belle pronte. Quindi questa cosa è, come dire, pre-politica, si può dire pre-politica, nel senso che non ci interessa lo schieramento, non ci interessa neanche, che ne so, attaccare Berlusconi, ma invece magari fare vedere qualche cosa di Berlusconi per intendere altro, che però non vi diciamo che cos'è, se no è troppo facile. Ci diverte il modo in cui il nostro tentativo di dire delle cose venga completamente scardinato e riletto, magari nella chiave che noi proprio stiamo cercando di criticare. Questo nei momenti buoni ci fa molto ridere. Ma la maschera è stata una scelta molto sofferta all'inizio, nel senso che dovevamo capire prima noi se mostrarci, non mostrarci, cosa dovevamo essere all'inizio quando c'era stato un pensiero iniziale che era quello di partenza. Di fatto poi abbiamo deciso, direi all'unanimità, che fosse giusto rimanere anonimi, anonimi proprio perché vogliamo provare a fare l'inverso di quello che invece oggi sembra un trend non modificabile, che è quello, diciamo banalmente, di apparire, ma comunque quello di voler a tutti i costi far sapere che esistiamo a questo mondo. Ecco, forse la cosa più interessante dovrebbe essere non tanto far sapere che esistiamo a questo mondo, quanto far sapere quello che dobbiamo dire a questo mondo. E sono due concetti che non sempre vengono distinti molto bene. Next topic. Sta arrivando un altro Natale di merda, con le lucine e le canzoni di merda, e non mi frega un cazzo dei regali dell'albero, presepe e colomba, panettone e torrone. No, no. Sì, Roy non so bene cosa voglia dire, comunque noi giochiamo, ci divertiamo anche con loro e sicuramente in un certo senso ci sono simpatici, non tanto per quello che fanno, ma più che altro perché hanno un'immagine molto forte su cui si può giocare e quindi noi giochiamo con questa immagine. A quanto pare Christian De Sica ha anche apprezzato, Silvio non sappiamo se ha apprezzato oppure no, però già uno su due va benissimo e poi Christian c'è ancora più simpatico di Berlusconi, quindi va bene così. Sarò molto polemico a risponderti. No, sarò polemico nel senso che abbiamo riscontrato in tutti i video, non solo nostri ma anche degli altri, che c'è una tendenza che a mio modo di vedere va vista come un problema, ovvero che c'è un'eterna tendenza al dipende cosa già c'è scritto. È successo per Natale, è successo per l'acqua, è successo per Fiesta, tutti quanti. E quest'ultimo soprattutto è l'emblema, cioè è uscito nei primi 2-3 giorni e ovviamente esce un prodotto nuovo. Poi peraltro Spazio Bianco ha effettivamente degli affezionati, però comunque c'è tanta utenza nuova ogni giorno che viene a conoscerci, quindi c'è sempre un primo impatto, un primo approccio che le persone possono avere. Quando avevamo 5.000 visualizzazioni e un po' di like, un po' di dislike, arrivavano dei commenti di un atroce, di un cattivo, sta musica di merda.
queste cose si facevano 20 anni fa, ma dai, gli volevo rispondere, però vabbè, comunque non rispondiamo sempre perché siamo sempre dei gran signori. Il problema è perché poi quando invece di visualizzazioni ne abbiamo 50 sono tutti belli i commenti. Il sole che mi sbatte col dolore nelle gambe, sto quasi per morire quindi non mi fermerò. Allora, la verità è che il nostro obiettivo è di implementare sempre di più le attività di Spazio Bianco, quindi benché fino adesso ci sia stato in maniera preponderante un tipo di prodotto che è il video legato a una canzone, in realtà vorremmo adesso dedicarci anche ad altre cose, quindi vorremmo dare spazio anche al pensiero di altri, quindi essere il contenitore di idee altrui o di lavori altrui, quindi abbiamo inserito, non so, altre vene tipo quelle legate all'arte grafica, piuttosto che abbiamo implementato il blog, adesso ha una frequenza diversa, quindi vorremmo aprirci un po' ad altre sfere e ad altre persone. E poi, diciamo, non si sa ancora bene quando, però ci sarà anche un confronto un po' più diretto con delle serate su cui stiamo lavorando, però diciamo che Spazio Bianco cambierà un po' la sua forma classica del video e diventerà anche un po' più invece un divertimento serale. Apriamo una sala giochi di fatto. Vacanza.